Allora, con noi ritorna, e siamo molto felici, il segretario del Partito Comunista, Marco Rizzo. Buonasera, buonasera, come sta? Buonasera a tutti, molto ben trovato. Buonasera, senta, io però la domanda gliela devo fare. Prima del, cioè, siccome abbiamo molto apprezzato il suo post su Facebook a proposito di Bella Ciao, cantata dai commissari socialisti della Commissione Europea, e poi ne parliamo sicuramente. Ma lei l'ha visto il titolo del Corriere dello Sport? Ma penso di sì, perché è un grande intenditore di calcio, è un po' più vicino al Torino. No, non l'ha visto. Sono stato con mamma che non stava bene, non ho visto questo, nulla. Questo ci dispiace. La prima forma di vita... Allora attenzione, allora gliela faccio a bruciapelo. Allora c'è la prima pagina del Corriere dello Sport che ha fatto il giro del mondo perché viene giudicata razzista, perché il titolo è questo: Black Friday, domani appunto venerdì si gioca Inter-Roma, e appunto nel titolo ci sono le foto di Lukaku e Smalling. Black Friday, e si sono incazzati tutti, compresi i calciatori. Beh, come dire, se ci fossero dei giocatori bianchi non si direbbe Black Friday, forse effettivamente potevano evitarlo. Ma, però, ho pensato la stessa cosa, cioè il problema sta nella fotonotizia, fosse, non nel titolo. Esatto. Ma sono portati titolo, come esempi positivi, Lukaku e Smalling, sono i più forti delle rispettive squadre. Però si sono risentiti, due esempi positivi, si sono risentiti, varrà qualcosa il loro punto di vista oppure? No, nel senso, io credo che se ci fossero stati... Voi sapete, ci sono stati anche dei giocatori asiatici, se avrebbero scritto gialli, Yellow Friday. La febbre gialla avrebbero potuto scrivere in quel caso. Non lo so, è quello, cioè, volendoci giocare. Il nodo è capire, cioè, se ogni volta che c'è, diciamo, un colore della pelle si scrive per tutti, allora vale per tutti. Però abbiamo mandato in onda pochi istanti fa anche un brano storico della musica nera di James Brown che aveva fatto un brano che si intitolava Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Say It Loud, dillo forte, sono nero e sono orgoglioso di esserlo. Io penso che Lukaku sia orgoglioso di essere nero. Il problema è come è stato utilizzato, cioè, perché Lukaku è stato più oggetto di critiche. Non bisogna mai fare, diciamo così, il razzismo in negativo, certo. No, poi non è che spesso viene usato il colore per magari dire delle cose in positivo. Faccio un esempio: se il presidente degli Stati Uniti rappresenta certi interessi, che sia bianco, giallo o nero di pelle, non cambia niente. Quando è arrivato Obama, tutti hanno detto: ah, c'è il presidente nero. Poi Obama ha fatto le stesse porcherie degli altri presidenti degli Stati Uniti, quindi non è quello. Ha aumentato la presenza americana in Afghanistan, per esempio. Esatto, le presenze militari, in genere con i democratici paradossalmente sono andato sempre più in là. Più guerrafondai dei repubblicani. Sì. Esatto. Che perché i repubblicani si occupano di quello che succede all'interno, i democratici invece di quello che succede all'esterno. Però non di questo volevamo parlare. Non di questo volevamo parlare. Non di questo. Allora facciamo così, operiamo una cesura andando a recuperare quello che poi è diventato notizia nella giornata di ieri, anche se non è poi accaduto nella giornata di ieri. Ne abbiamo già parlato, con lei ne riparliamo tra qualche istante. Andiamo a sentire e vedere, grazie alla regia video. Che canta felice, una parte della Commissione Europea, i commissari che cantano Bella Ciao. Ecco, non è che la Commissione Europea si sia distinta negli ultimi 10 anni, ma potremmo andare anche più indietro, per politiche particolarmente attente al sociale, ai più poveri, eccetera eccetera. No, non mi pare. Beh, proprio proviamo a mettere un po' l'ordine sugli addendi. Allora, l'oggetto e il soggetto. L'oggetto è la canzone, quella canzone lì è una canzone che peraltro probabilmente non è stata neanche cantata dai partigiani, perché i partigiani cantavano Fischi al vento, ma detto questo viene presa nell'immaginario collettivo come la canzone della resistenza. Cos'era la resistenza? La resistenza era la resistenza al nazifascismo, e poi era anche un'idea di riscatto e di libertà e di giustizia sociale. I commissari europei, il soggetto, sono le persone più titolate oggi a parlare di giustizia sociale? Io direi proprio di no. E quindi è per questo che io mi sono, arrabbiato. Arrabbiato.
perché ho sentito, cioè, quelli che stanno demolendo quell'idea di giustizia adesso la cantano, cioè, insomma, sarebbe un po' come, come dire, mettiamo il mostro di Firenze, lo mettiamo a dirigere un asilo nido, oppure mettiamo, cioè, è uno simbolo, no? È il contrario, cioè, è una cosa ormai bella, ciao, purtroppo, ma è un poco, io mi arrabbiai molto anche quando Casa Pound fece il convegno col Che Guevara. Sì. E mi arrabbiai ancora di più, io non ho mai portato una maglietta del Che Guevara, perché penso che il Che Guevara sia la rappresentazione di una grande storia, forse di uno dei più grandi rivoluzionari del mondo, di uno che era ministro ed è andato a morire per le sue idee. Penso, avete presente voi i ministri italiani adesso, beh, oggi? Certo. Che vadano a morire per le loro idee. Beh, c'è uno idee che poteva che cambiano essere abbastanza velocemente, c'è dovrebbero morire ogni giorno, mi viene da dire che c'è uno che poteva essere ministro, che è Di Battista, che no, vabbè, scherzo, è che andato va in Iran adesso è in Iran. Sì, ecco. Infatti lì non mi arrabbio, riderei solo, ecco. Riderei solo. Ma detto questo, il problema qual è? Proviamo a fare un'analisi sociologica anche generale. Questo grande potere della globalizzazione capitalistica ha una forza nella comunicazione enorme. E allora, se noi guardiamo il passato del sistema capitalistico, penso al piano Marshall in Italia, in Europa, voleva costruire il consenso. Oggi questo grande potere della globalizzazione capitalistica è così forte e così attento anche che indirizza il dissenso. Guardate, pensiamo all'ambiente. Il 70% dell'inquinamento nel mondo è dato da 100 multinazionali, dalle prime 100 multinazionali. E queste multinazionali sono le stesse, a gran parte, che oggi lavorano in direzione della green economy. Cioè hanno fatto l'inquinamento, hanno distrutto l'ambiente facendo soldi e oggi vorrebbero fare soldi anche, tra virgolette, risanando l'ambiente. Cioè fanno se la suonano e se la cantano. Io mi sono permesso di fare una battuta in napoletano, il mio napoletano è scarso perché sono piemontese, ma chiagnano e fuzzano. Chiagnano e fuzzano. Sì, ma infatti è una specie di foglia di fico questa qua. No, sentir cantare Bella Ciao dai commissari europei, insomma, adesso sentiremo la Merkel che canta Bandiera Rossa, insomma. Diamo il titolo al pezzo di radioradio.it, tra scelga chiagnano e fottano oppure la Merkel che adesso canta. No, Merkel chiagnano e fottano. E fottano è più torino, però detta così effettivamente più vicino al torinese. Grazie a Marco Rizzo, in bocca al lupo per sua mamma. Crepi, grazie.